E adesso Lorenzo, lunedì inizia un nuovo percorso in compagnia dei cori. Inizia un nuovo percorso, qualche chilometro in più rispetto ai precedenti incontri. Siamo arrivati fino al comune di Paglieta per parlare del coro San Giustino Martire, un coro storico all'interno della sala Gabriele D'Annunzio, costruita dallo stesso comune. È stata davvero una bella giornata e noi oggi vi proporremo il primo incontro, ovviamente quello del lunedì. Tireremo fino a fine settimana, quando poi arriverà il sabato. Accorperemo i nostri filmati raccolti da Mario Giacchetta e Maurizio Miglione, che ringrazio, per garantire ai nostri telespettatori un'ora e mezzo di spettacolo puro e di cantate tradizionali abruzzesi. E allora Lorenzo, andiamo subito allora a gustarci il primo approfondimento dedicato a questo coro. Buon pomeriggio amiche ed amici di Rete 8, insomma altro giro, altra corsa e altri ascolti soprattutto con i cori d'Abruzzo. Oggi parte il tour con il coro di Paglieta e un saluto a Paolo Bernabei che ci accompagna sempre. Grazie. Coro di Paglieta, San Giusto Martire, perché il patrono di Paglieta è San Giusto Martire, un coro che vanta, diciamo, una tradizione, perché innanzitutto porta un nome importante e la cittadina di Paglieta ne deve essere onorata, che c'è questo gruppo che vanta un lavoro nel tempo, perché è stato, diciamo, fondato tanto tempo fa. E niente, il loro repertorio è tradizionale, con qualche brano scritto dal maestro Panfilo Di Matteo, che saluto. E niente, non ci rimane che ascoltarli. E soprattutto vedremo anche qualche passo di danza, così ci hanno detto. Qualche passo di danza. Vedrete che anche non, qualche passo di danza. Che non ci sta mai male, devo dire. E allora, noi siamo proprio qui a Paglieta, e tra poco entreremo nel teatro comunale intitolato alla figlia di Orio. E quindi, insomma, un nome che torna spesso, che torna, spesso e volentieri nei nostri percorsi. Perché va ricordato che Di Orio è stato un grande musicista abruzzese, sì, che lo ritroviamo in tanti canti dei gruppi che abbiamo ascoltato, diciamo, tutta questa invernata, perché ormai siamo quasi alle soglie della primavera. Abbiamo iniziato da ottobre questo percorso con la trasmissione di pomeriggio e Di Orio l'abbiamo incontrato spesso.
oserei dire tutte le settimane. Assolutamente sì. E allora, grazie a Mario Giacchetta e Maurizio Miglione, la parte tecnica, apriamo le porte del Teatro Comunale di Paglieta, la figlia di Orio, e andiamoci ad ascoltare questo straordinario e meraviglioso coro. E allora, momento di pausa, di riposo per la corale San Giusto Martire qui a Paglieta, e noi siamo in piacevolissima compagnia perché ci è venuto a trovare, a salutare Antonio De Mattia, assessore e vice sindaco soprattutto del comune di Paglieta. Notizia interessante alla delega al bilancio, allora le chiedo, certo, c'è lo spazio per dare una mano a queste associazioni, assessore? Diciamo che la nostra amministrazione è molto attenta a tutte le associazioni di Paglieta, è un punto di vanto sicuramente della nostra comunità e la numerosità delle associazioni, quindi cerchiamo di dare la giusta attenzione a tutti. Sicuramente, diciamo, il coro di San Giusto Martire rappresenta anche per la longevità della loro associazione un orgoglio per tutto, per tutta la comunità, e quindi chiaramente siamo ben felici sia della vostra presenza, perché evidenziate questa nostra peculiarità che abbiamo nel paese, e sia per il coro di San Giusto Martire di Paglieta. Assolutamente sì, tra l'altro ospitati in una bellissima struttura, moderna, funzionale, aperta un po' a tutti. Prima arrivavano anche note musicali diverse da una stanza qui attigua, evidentemente la sfruttate al 100%, una sala polivalente. Sì, sicuramente questo teatro è una struttura che è da poco funzionante a Paglieta. Nel corso di questi anni abbiamo fatto delle migliorie e continueremo sicuramente a fare queste migliorie. Puntiamo molto su tutti gli aspetti culturali della tradizione, per cui questo sicuramente è un ambiente che è confacente a queste attività, e ripeto, funzionali principalmente per tutte le associazioni di Paglieta, però abbiamo ospitato anche rappresentazioni teatrali esterne, e quindi continueremo sicuramente su questa strada. Amore, amore, storia, per gente, allontanieri.
professore, si è mai dilettato nel canto? Ma no, direi proprio questa. Troppo impegnato, sì, altre... negli uffici comunali. Sì, 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 sicuramente. Sicuramente magari tra qualche anno può essere una buona idea per il prossimo. Però l'ho vista abbastanza partecipe durante le prime esibizioni e questo vuol dire che sta sul pezzo, nel vero senso della parola, che conosce ovviamente la tradizione corale di Paglieta. E poi riguardo all'età, lei mi ha detto tra qualche anno, ma noi dobbiamo un po' abbassare, no? La media a livello anagrafico. Sì, come dicevo prima, il coro di San Giusto Martire, questa associazione, è un orgoglio per tutta la comunità. È un'associazione che è da oltre 20 anni che porta avanti la tradizione, che rappresenta la cultura di questa comunità, la memoria della nostra comunità, per cui noi la seguiamo sempre con molta attenzione. E questo grazie, devo dire, anche alla tenacia del maestro Panfilo Di Matteo e di tutti i coristi. Per portare avanti questo tipo di attività richiede molto impegno, bisogna dedicare tempo. Ci sono le prove, ovviamente. Esattamente. E ripeto, per noi questo rappresenta uno dei punti di forza, perché è importante, ecco, tramandare le tradizioni e la memoria di un paese, di una comunità. E questo vale sia per Paglieta, ma diciamo... La missione è un po' di tutti, no? Di tutte le amministrazioni. Soprattutto comunali. In questi anni, in questi decenni, che le cose cambiano in maniera molto spesso anche tumultuosa, quindi le radici di un paese, la memoria di un paese vanno conservate e vanno alimentate con queste cose. E fortificate soprattutto, certo. Ed è bello perché insomma un'amministrazione vicina alle associazioni dà vigore non solo alle associazioni stesse ma agli aspetti sociali un po' più ampi della comunità, e quindi davvero complimenti. E poi lo ripetiamo col sorriso tra le labbra, assessore al bilancio avrà un'attenzione in più per tutte le associazioni in generale. Grazie al vice sindaco Antonio De Mattia, noi torniamo in sala, questa volta non per ascoltare le parole degli amministratori ma soprattutto per ascoltare le voci straordinarie del coro San Giusto Martire di Paglieta. Grazie a voi per la vostra presenza e per l'attenzione che avete dedicato per evidenziare la nostra comunità e questa nostra peculiarità, questo coro a cui teniamo molto. Grazie vice sindaco, grazie. E buon lavoro. Grazie.